Ciao a tutti e bentornati sul canale delle vie dell'essere. In questo video vorrei parlarvi delle pratiche magiche di purificazione, caricamento e consacrazione. Queste pratiche vanno svolte nell'ordine in cui l'ho dette, per cui per prima ci sarà la purificazione. Quando io compro un oggetto, uno strumento, quell'oggetto ha impressa in sé un'energia, che potrebbe essere l'energia del negozio in cui era in vendita o l'energia di colui che ha costruito quell'oggetto. Con la purificazione io vado a purificare in tutti i sensi quell'oggetto, quindi vado a togliere quelle energie che c'erano prima per imprimerci poi con le fasi successive l'energia che deciderò di mettere io. La pratica della purificazione, infatti, di solito viene effettuata in luna calante. Perché questo? Perché la luna calante appunto cala, quindi toglie, porta via con sé qualcosa e aiuta a togliere le energie che aveva impresse quell'oggetto per renderlo puro. Pulito. È come cancellare un foglio scritto, lo cancelli in modo che ridiventa bianco per poterci scrivere di nuovo sopra. La seconda fase invece è quella del caricamento. Come dice la parola, qui una volta che noi abbiamo cancellato il foglio, quindi l'abbiamo reso di nuovo bianco, dobbiamo riscriverci sopra, quindi caricare l'oggetto con l'energia che noi decidiamo di imprimergli dentro. Ora io non vi dirò i metodi che utilizzo per caricare gli oggetti, perché ognuno deve trovare il proprio di metodo. Di solito il caricamento viene effettuato in luna crescente, proprio perché appunto, con la luna calante purifichiamo perché porta via con sé, mentre crescente aumenta, quindi aggiungiamo qualcosa, quindi carichiamo l'oggetto. Ma la domanda è: con che cosa si carica un oggetto? Un oggetto, uno strumento, si caricano con l'energia, con delle vibrazioni. Noi possiamo scegliere quale vibrazione imprimere nell'oggetto, quale energia imprimere nell'oggetto. E una volta fatto questo, l'oggetto avrà la nostra energia. L'ultima fase è quella della consacrazione. La consacrazione è una fase molto delicata e molto personale, non solo per il metodo che si usa, ma quando si consacra un oggetto, si consacra a noi, ovvero io, dopo che ho purificato e caricato un oggetto con la mia energia, lo consacro a me. Questo vuol dire che l'oggetto è sacro per me ed è legato a me che l'ho consacrato. Si crea quindi un legame tra me e l'oggetto. Così facendo siamo sicuri che l'oggetto ci aiuterà e soprattutto che ci servirà al meglio perché quell'oggetto sarà legato a noi e ci sarà in qualche modo fedele. Di solito la consacrazione viene effettuata in luna piena. Ma per me non è molto importante seguire le fasi della luna o utilizzare le pietre corrispondenti alle vibrazioni che vogliamo inserire nell'oggetto, o almeno non è indispensabile. Ricordatevi che l'unica cosa che è indispensabile siete voi. Voi siete l'unico strumento magico che occorre. Detto questo, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi come sempre una buona pratica.